È stata inaugurata ieri pomeriggio al Palazzo dei Congressi di Largo Firenze la mostra L'Italia del Tricolore, la storia italiana attraverso la bandiera. La società conservatrice del Capanno Garibaldi ha organizzato questa mostra dedicata alla bandiera italiana. Come è nata questa idea? L'idea è nata col fatto che il Capanno fa parte del comitato Ravennate delle celebrazioni. Avendo un amico che ha a disposizione le bandiere, ci è sembrato bello proprio il 7 gennaio, che è anche il giorno della festa nazionale della bandiera, fare questa mostra delle bandiere. La mostra fino a quando sarà visitabile? La mostra ce la facciamo con i volontari a tenerla aperta fino a giovedì 20, al mattino e pomeriggio, giorni feriali. E un'ultima domanda, perché è importante continuare a ricordare anche la storia della nostra bandiera? Beh, è importante perché è la storia da dove veniamo, quindi lì in quelle bandiere c'è anche del sangue dei nostri antenati che hanno dato la vita per la libertà, per la Repubblica che abbiamo oggi. Un messaggio anche per i giovani magari, che a volte dimenticano. Dimenticano perché la politica, ha voglia il Presidente a dire che la politica deve fare un salto di qualità. Cerchiamo, vediamo se la politica riesce a fare un salto di qualità. Comunque le tradizioni non vanno mai perse, perché è la nostra storia e noi veniamo di lì. Dottor Compagni, lei è il curatore di questa mostra, una mostra particolare e sicuramente lei è anche molto cara. È molto cara, sì, lei dice benissimo, perché è il frutto di 30 anni di lavoro. Ovviamente 30 anni di lavoro non sono tutti esposti qui, perché 30 anni di lavoro hanno portato a una raccolta, una serie di ricostruzioni che toccano il numero di 180 pezzi. Non lavoro da solo, lavoro con un amico, con un carissimo amico che è il dottor Norino Cani di Fusignano, e entrambi abbiamo portato avanti questa ricerca dall'inizio degli anni 80, e inizialmente con lo scopo di creare una mostra per il bicentenario, che era nel 97, ovviamente nel 1997, mostra che è puntualmente stata realizzata, ma poi ci siamo talmente appassionati e abbiamo preso talmente piacere e gioia nel portare avanti la ricerca, che la ricerca è proseguita e ha portato appunto alla ricostruzione di 180 pezzi.